Ciao, sono Michele Vitale di BastaBollette.it e in questo video vorrei commentare un articolo del 12 settembre scorso, apparso, pubblicato sul sole24ore.com, sulla convenienza di cambiare il proprio operatore di telefonia. Si tratta di un'operazione sicuramente economicamente vantaggiosa, ma presenta dei rischi, per cui vi daremo dei consigli alla fine di questo video. Quindi l'articolo in sostanza dice che il 36% circa degli utenti cambia operatore per ottenere dei vantaggi economici. E in effetti i vantaggi sono consistenti. Se una linea telefonica più ADSL senza limiti può costare intorno alle 40-50 euro al mese, attraverso l'adesione a queste offerte si può anche dimezzare questo costo. Quindi sicuramente sì, è vantaggioso, però la disattivazione ha dei costi con il vecchio operatore, nel senso che il vecchio operatore contrattualmente prevede che nel caso si abbandona, lo si abbandona, si devono pagare dei costi di disattivazione che possono variare da un minimo di 35 euro a un massimo di 107 euro. Questo purtroppo nonostante nel 2007 il decreto Bersani ha introdotto il divieto di penali, quindi le penali sono state abolite, però l'operatore ha fatto rientrare le penali cacciate dalla porta, dalla finestra, trasformandole in costi di disattivazione. Il vantaggio è che i costi di disattivazione, se non altro, sono di gran lunga inferiori rispetto alle somme che prima l'operatore faceva pagare per le penali e sono sottoposte a maggiore controllo da parte dell'autorità garante delle comunicazioni. Quindi bisogna essere attenti ai costi di disattivazione, attenti a come vengono applicati. Noi di BastaBollette abbiamo ricevuto un caso in cui un utente addirittura si è visto addebitare dei costi di disattivazione per una linea che è stata disattivata per colpa dell'operatore. In sostanza il cliente aveva effettuato un trasloco, nella nuova abitazione la linea non poteva essere traslocata e ciò nonostante l'operatore gli ha addebitato i costi di disattivazione. Noi di BastaBollette siamo intervenuti, gliel'abbiamo fatti annullare e gli abbiamo fatto ottenere un congruo indennizzo per il disagio subito. Altre insidie derivanti dal cambio di operatore telefonico? Beh, il potenziale peggioramento della qualità del segnale. Il 26% del campione intervistato dice che decide di cambiare operatore per ottenere un miglioramento della velocità della linea ADSL. Questo purtroppo non sempre avviene, anzi a volte ci può essere anche un deterioramento della qualità del segnale ADSL e della velocità. Tra l'altro è una cosa che è successa a me personalmente alla linea della mia abitazione, per cui adesso dovrò cambiare e tornare al vecchio operatore che prima avevo abbandonato per motivi di condizioni economiche più vantaggiose. E ora il consiglio che voglio darvi. Gli operatori spesso, per invogliare l'utente a cambiare gestore telefonico, si offrono di completare tutte le pratiche burocratiche necessarie. Quindi la disdetta al vecchio operatore non viene fatta dal cliente, ma viene fatta dal nuovo operatore, che nell'accogliere il cliente nel suo sistema contabile, automaticamente invia la richiesta di disattivazione di quella linea al vecchio operatore. Questo in genere non desta preoccupazioni e problematiche. Tuttavia, noi di BastaBollette abbiamo ricevuto casi in cui gli utenti, nonostante il passaggio al nuovo operatore, continuavano a ricevere bollette dal vecchio. Quindi il cliente ogni mese doveva pagare due bollette, quella del nuovo e quella del vecchio, nonostante il vecchio contratto fosse stato disattivato, almeno in teoria. Quindi il consiglio che diamo noi di BastaBollette qual è? È quello di inviare comunque una disdetta via raccomandata al vecchio operatore. Completare prima la procedura di passaggio documentale, firmando la richiesta che viene inviata dal nuovo operatore, però subito dopo averla finita, magari il giorno dopo, preparare una raccomandata di disdetta e inviarla al vecchio operatore. In questo modo, anche se la procedura viene gestita effettivamente e si completa grazie all'intervento del nuovo operatore, il vecchio operatore non potrà mai inviarci bollette dicendo di non aver ricevuto la disdetta, perché noi gli avremmo fatto la raccomandata. Se volete commentare questo video,
vi invito a farlo nello spazio dedicato sul blog. Leggerò e risponderò personalmente a tutti i commenti ricevuti. Sono Michele Vitale di bastabollette.it. Arrivederci al prossimo aggiornamento sul blog.